Ciao! Allora, questo video è per farvi vedere una piccola sorpresina. Oggi torno a casa da lavoro e trovo un pacchetto. E il pacchetto era questo qua della Sleek Makeup. Ed è praticamente questo cofanetto per Natale che si chiama The Very Collection Christmas Edition. Non so se riuscite a leggere perché c'è il riflesso. Ok, questo cofanetto, a parte che è veramente molto molto carino, all'interno ha un matitone per gli occhi, un rossetto e un blush. Poi vabbè, li vedete nel corso del video perché comunque ho realizzato anche un tutorial, così ve li faccio vedere direttamente anche applicati sul viso. Il cofanetto è molto carino, lo potete trovare ovviamente sul sito della Sleek Makeup, che è www.sleekmakeup.com, mi sembra .com, sì. Comunque al massimo ve lo scrivo qua sotto nell'info box. Ed è una collezione ispirata un po' al trend, a quello che è il trend che si è visto anche nelle sfilate per questo autunno-inverno. Quindi questi incarnati molto chiari, molto luminosi, con focus su delle labbra molto scure, matte, e occhi con degli smoky un po' particolari. Una specie di gothic chic, diciamo. Questo è un pochino il trend che si è visto in giro durante le sfilate, che ci hanno fatto vedere anche un po' tutti i grandi brand nelle loro collezioni natalizie. Questo è quello che ho fatto io, quindi ho cercato appunto di mantenermi fedele al trend, cercando di appunto avere un incarnato abbastanza chiaro. No, volutamente non ho fatto contouring con polveri proprio per lasciare in prima linea quello che è il blush. A me piace da morire questa collezione, ve lo dico sempre, io adoro i prodotti della Sleek, hanno un rapporto qualità-prezzo veramente ottimo. E sono sempre al passo coi tempi, sono sempre in evoluzione, creano sempre nuovi prodotti. Poi voglio dire, questo cofanetto, se non erro, costa circa 9 dollari, quindi insomma, anche se volete fare un pensierino di Natale, sicuramente è una cosa gradita, ha un costo relativamente basso per avere tre prodotti che poi sono realmente buoni. Quindi niente, è una limited edition, quindi mi raccomando se la volete affrettatevi. E oggi è il lancio, quindi usciva oggi anche sul sito. Fatemi sapere se l'acquistate, se vi va mettetemi magari un video, se già ce l'avete con... no, se già ce l'avete è impossibile perché esce oggi, però se magari doveste acquistarla, insomma fatemi sapere. E niente ragazze, vi mando un bacio grandissimo e vi lascio al tutorial. Ciao! Ah no, bugia! Se nel tutorial utilizzo solo questi prodotti qua, non vi faccio vedere la base perché l'ho registrato in un altro video che non so se ho già caricato o caricherò dopo. Comunque, in qualunque caso, ve lo metto qui da qualche parte. Qui, 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 non lo so. Vi lascio il tutorial, un bacio! Ciao! Ora, come prima cosa utilizzo il matitone che è il Kohl Pencil 747, aspettate che non leggo, Mossberry, ed è questo color vinaccia, eccolo qua. E lo vado ad applicare proprio in maniera grossolana perché non voglio un effetto definito, voglio un effetto abbastanza smoky, quindi lo applico sulla rima ciliare e poi lo sfumo semplicemente col dito. Questo colore è magnifico se avete gli occhi verdi perché ha una base rossa, quindi fa risaltare tantissimo il verde. E lo passo anche nella rima ciliare inferiore, sempre con la stessa tecnica, quindi lo passo e poi lo sfumo bene col dito. Non arrivo nell'angolo interno, lo lascio libero l'angolo interno.
Devo sbrigare perché si sta facendo buio. Allora, per dare un pochino più di definizione, con un ombretto nero matte vado a tamponarlo all'attaccatura delle ciglia, sia nella rima superiore che in quella inferiore. E poi sempre col dito ne sfumo gli eccessi. Con un po' di correttore pulisco tutta la zona intorno. Mascara. Bellissimo, mi piace da morire questa collezione. Ok, a questo punto vado a stendere semplicemente un po' di blush, il blush di questa collezione. Guardate che carino, ha la scritta blu. Si chiama Fanberry. Ed è un blush, anche qua un color vino, direi, ovviamente matte. Siccome è la prima volta che lo provo, non l'ho neanche swatchato ancora, vedete, è completamente intatto. Siccome sembra un colore abbastanza scuro, per andarci un po' con cautela utilizzo un pennellino di questi qua a ventaglio, di questi qua un po' piccolini, che comunque mi danno un'applicazione leggera, e inizio ad applicarlo di modo tale che mi costruisco il colore senza farne subito una macchia. È un colore che secondo me sta bene un po' a tutti gli incarnati. Ok, e poi come ultimo step vado ad applicare il rossetto, sempre di questa collezione, della linea True Color, che si chiama Cranberry. Ed è effetto matte. Siccome è nuovo, è ben appuntito, quindi non ho bisogno di utilizzare sotto una matita. Lo vado ad applicare direttamente perché tanto riuscirò ad avere un'applicazione abbastanza precisa. Bellissimo. Per questa tipologia di rossetti dovete avere le labbra completamente idratate, mi raccomando, quindi non ci devono essere pellicine e cose varie perché comunque mette tutto in evidenza. È magnifico, è bellissimo questo colore. Anche qui è un color vino matte, è veramente, veramente bella. Per completare il look vado ad applicare un po' di illuminante. Allora, questo è il look finito. Nel frattempo ho fatto che accendere la luce perché purtroppo ormai alle 4 è già buio, quindi è andata via la luce naturale. Vi faccio vedere un po' più da vicino, anche se la luce artificiale falsa un po' i colori, però questo è il matitone che ho applicato volutamente senza base, di modo tale che poi vi saprò dire se va nelle pieghette o meno, ma io penso di sì perché lo sento molto cremoso. Rossetto che trovo magnifico, mi piace veramente da morire.
il fard. Niente ragazze, mi raccomando, affrettatevi perché è in edizione limitata ed esce oggi. Un bacio al prossimo video, ciao! Vi mando un bacio grandissimo. Buon video!